Sono 19:10 minuti, abbiamo il tabellone dietro la telecamera, vediamo anche la temperatura che è un po' più bassa degli ultimi giorni che hanno contraddistinto questo ritiro di Riscone e di Brunico. L'opera di buon calcio a tutti finisce qui, sono state due settimane intense e settimane che portano inevitabilmente a tracciare dei bilanci. Questo è il nostro secondo bilancio. Innanzitutto chiedo a Ghino, come abbiamo fatto a Magdeburgo, quali sono le novità che ha portato questo ritiro, se ci sono delle novità? La grande novità è che Valardini si è dovuto arrangiare con un centrocampo che abbiamo visto che in tutte le partite ha fatto fatica. La grande novità è Piątek che vede se entra la porta, si butta su ogni pallone. L'altra grande novità, che secondo me è l'uomo che è stato poco calcolato in queste tre settimane di lavoro con Ballardini, è Lazovic, in una forma stupenda. Dunque, gioca a sinistra, fa il centrocampista, oggi ha fatto addirittura anche il playmaker assieme a Omeonga. Beh, contano poco sicuramente le partite che abbiamo visto per la forza degli avversari, anche se questi ragazzotti di Brunico, vincitori della Coppa Italia dilettante, avevano battuto il Trani a giugno, per i primi 20 minuti hanno messo un po' in difficoltà il Genoa, perché erano i 9 undicesimi che avevano vinto questa Coppa e il Genoa un po' ha battuto, però ci sono stati due errori basilari da parte loro, ha cominciato a perdersi e il Genoa sicuramente, con la qualità dei giocatori che ha a disposizione, ha fatto la sua partita. Non ha fatto gol nel secondo tempo, non ha fatto gol la Padula. Il mio commento è solamente questo: la Padula non lo so se dovrà cambiare area, dispiacerà se cambierà area come ha cambiato Di Baio, che è diventato capocannoniere, come Immobile, che adesso quest'anno è stato capocannoniere assieme ai Tardi e anche capocannoniere europeo. Non sappiamo se cambiare area gli farà bene. In tutti i modi, quello che diciamo noi lo trovate veramente condensato nel grande lavoro che ha fatto Alessio sull'intervista di Ballardini, che è già stata montata subito appena stata fatta. Sono queste le cose. E per te cosa ti ha colpito invece? Io ti rigiro la domanda. No, visto che hai citato Ballardini, mi ha colpito il fatto che, appunto, riascoltandolo adesso e riscrivendolo pochi minuti fa, ha detto: oggi giochiamo col 3-4-3 perché abbiamo un sacco di difensori centrali, 6 centravanti e pochissimi centrocampisti, quindi da Bardonecchia in poi mi aspetto che in quel senso, anche se il modulo Ballardini più volte ha detto che conta poco, contano i principi di gioco, che tra l'altro sono stati applicati molto durante le partite rispetto a quello che si faceva in allenamento, mi aspetto che qualche novità ci sia in quelle che saranno delle amichevoli comunque che iniziano a essere importanti, non solo quella col Montpellier, ma anche la stessa amichevole con l'Albisola neopromossa in Serie C. Poi cosa mi ha colpito? Forse si è lavorato meglio, chissà, con meno giocatori, se qui erano in 23, in realtà sono stati sempre meno perché Bessa e Crescito, piuttosto che Sandro e Callegari, neanche partiti per i vari infortuni. Forse c'è stato un clima diverso, non dico migliore, però un clima diverso anche per lavorare, per lo staff, per l'intero staff tecnico. E poi c'è stata la presenza del presidente Preziosi, che non c'era stata a Neustift, è stato 2 giorni e mezzo qui, e comunque credo che in questo senso sia una novità da sottolineare rispetto alla prima parte di ritiro. Sì. Il presidente è sicuramente venuto qui per parlare con l'allenatore, per parlare con Perinetti, per parlare con Donatelli, hanno fatto un summit. E il presidente è stato chiaro, l'ha ancora dichiarato, tra oggi e domani e lunedì vuol chiudere con tutti quelli che sono in sospeso, e quelli che sono in sospeso deve dare la risposta se vuol venire di Sandro Lopez, mentre per Favilli ci sono più possibilità che possa raggiungere il Genoa in ritiro e la prossima settimana in quel di Bardonecchia. Insomma, in tutti i modi non puoi giocare senza Sandro, senza Crescito, senza Bessa, senza Biraschi, senza Hillemark, oggi ne mancavano dell'altro. Guardiamo anche cosa succede anche con Rolon oggi non è stato buttato dentro, probabilmente perché ancora non aveva le carte del tesseramento. A sto punto buon calcio a tutti, però ve lo diamo da Brunico, perché un weekend, 2 giorni di festa,
ma ci sarà Lorenzo Semeno a raccontarvi tutto quello che succederà in Piemonte, in Valsusa. Buon calcio a tutti.